Oggi parliamo di strategie di migrazione da TFS ad Azure DevOps. È un argomento di cui immagino si parla da tanto e si continuerà a parlare in futuro, specialmente considerato il livello di investimento verso Azure DevOps Services. E lo scenario qual è? Lo scenario è che abbiamo un'istanza di Foundation Server in uso da diversi anni, ne ho installate tante, ne ho aggiornate altrettante, e finalmente abbiamo l'approvazione del management per poter migrare ad Azure DevOps Services. E adesso partiamo da un concetto fondamentale. Ci sono tre componenti essenziali. Ci dobbiamo preoccupare di codice sorgente, ci dobbiamo preoccupare di work items e ci dobbiamo preoccupare di definizioni di build e release. Dov'è il grosso del lavoro? Sicuramente non in build e release. Perché? Perché è estremamente semplice migrare le definizioni, basta esportarle e reimportarle una volta a destinazione. Dall'interfaccia di definizione della build e della release la possiamo esportare, mi esporta un file JSON che poi posso reimportare altrove. Le due componenti dove spendiamo un sacco di tempo invece saranno il codice sorgente e i work item. Abbiamo diversi scenari possibili, perché migrare il codice sorgente significa innanzitutto stabilire quale sarà la destinazione, e nel nostro caso, come nel 99% dei casi, sarà Git. Ma soprattutto abbiamo l'opportunità di migliorare la situazione del codice sorgente. Quindi migrare da Git a Git ovviamente è banale, quasi scontato. Questo è un esempio, si clona con Mirror un repository on-prem, ci si sposta dentro e si fa il mirror da un'altra parte. Ci possono essere svariate varianti, ci possono essere veramente tanti approcci a questo. Questo è un altro esempio. Tutto solo codice. Si clona, si aggiunge il remote e si fa push. Quello che invece è interessante osservare non è la parte di migrazione da Git a Git, ma è interessante fare da Team Foundation Version Control a Git, ossia da centralizzato a distribuito. Questa non vuole assolutamente essere una dimostrazione esaustiva di tutti i possibili scenari, soprattutto delle complessità di una migrazione da centralizzato a distribuito con il cambiamento di paradigma che viene coinvolto, però può dare uno spunto ed è più semplice di quello che uno può pensare, anche perché io da questa situazione qui, che è abbastanza comune in tante aziende, ossia poche, anzi niente branch e del codice in TFVC da chissà quanti anni, posso arrivare ad utilizzare un repository Git. Questo esempio si basa sul codice sorgente della CLI di Azure DevOps, VSTS CLI, che si trova su GitHub. L'ho sincronizzato in contrario verso TFVC e quindi ho a disposizione anche della storia relativamente coerente. Sono una cinquantina di chainset in tutto. Esiste un tool che si chiama Git TFS. Git TFS funziona come estensione di command line, si installa con Chocolaty, come tantissimi tool di questi tempi, e permette di fare questo. Git TFS clone dalla source, quindi da questo ad esempio. Utilizzo il vecchio URL perché è un progetto che non ha più lo stesso livello di manutenzione di diversi anni fa, quindi per mantenere compatibilità uso l'URL legacy con il path che mi interessa. In questo caso non ho branch, quindi l'impostazione delle branch sarà nulla. Se non ho sbagliato, nulla, verrà creato un repository Git e sulla base di quello i chainset inizieranno a essere scaricati uno alla volta. Ora, questa ovviamente non è una soluzione raffinata, non è una soluzione che permette di essere operativi dal giorno zero, perché si va a lavorare direttamente in master, non c'è alcun tipo di integrazione con i sistemi di branching specialistici di Git. È una situazione che ci permette di spostare il codice e la sua storia da una parte all'altra. Torna molto comodo nel momento in cui bisogna, ad esempio, ristrutturare una situazione di versioning del codice sorgente. Ad esempio, in una situazione in cui si hanno molte branch in TFVC, magari alcune anche abbandonate,
queste possono essere spostate singolarmente all'interno di Git in repository differenti o nello stesso repository in branch differenti. Con questo tool è possibile anche selezionare la storia a partire da un determinato chainset, il che significa che posso importare la storia soltanto da un giorno X in avanti, nel caso in cui sia una storia molto lunga. È ovviamente consigliato utilizzare invece di questo strumento il servizio di import, ad esempio. Ossia, in Azure DevOps, importare il repository, posso selezionare una branch di TFVC e specificando un path, Azure DevOps farà tutto per me, migrando la storia fino a 6 mesi di tempo. Perché 6 mesi? Perché innanzitutto non ha estremamente senso migrare le cose as is. Non è una cosa estremamente sensata spostare tutto senza considerare il cambio di paradigma, ma uno spostamento di storia temporaneo è d'aiuto nel momento in cui si ha una sovrapposizione fra i due sistemi. Oltretutto, c'è un limite di dimensioni che è di 1 giga. Quindi, se si ha codice sorgente e revisioni di codice sorgente oltre il giga, questo wizard fallirà. Importantissimo considerare la differenza di gestione del codice sorgente tra TFVC e Git. Git funziona su file system con degli snapshot, TFVC lavora con dei delta. Quindi è importante nelle considerazioni di spazio da utilizzare tenere conto del fatto che i due sistemi utilizzano lo spazio su disco in modo differente e ovviamente è un'operazione distruttiva. Vediamo se ha terminato. Non ancora. Quello per cui è molto utile questo tool è quando non abbiamo modo di fare aggiornamenti di Team Foundation Server, ad esempio, quindi siamo bloccati con una versione molto vecchia, o soprattutto se vogliamo effettuare delle manipolazioni sul controllo di codice sorgente, quindi spostare soltanto un determinato quantitativo di dati e non fare un sollevamento pesante di tutta la storia di tutte le branch, ma magari fare un certo livello di pulizia. Questo è un sistema per rendere gestibile migrazioni senza dover stravolgere completamente il proprio workflow di lavoro, ad esempio. Ci sono domande? Non credo. Ok, mi è sembrato di aver sentito una domanda. Naturalmente, questo genere di migrazioni implica in parallelo all'esecuzione vera e propria, implica lo studio del nuovo paradigma di funzionamento, perché Git, lavorando in maniera completamente diversa, per uno sviluppatore o per un team non esperto, comunque non formato, può portare dei problemi. Utilizzare Git come un centralizzato non è la soluzione migliore, chiaramente. Però ritorniamo sempre nella situazione in cui questo genere di strumento è un po' una toppa, uno stopgap, per poter eseguire uno spostamento di codice sorgente, che è la proprietà intellettuale più importante, da una parte all'altra. Una volta che avremo finito questa operazione di clone, se vogliamo, è pur sempre un'operazione di clone, all'interno di un repository Git da TFVC, ma è pur sempre un clone, non avremo una storia utile, perché ovviamente noi veniamo da una situazione in cui la storia è lineare e soprattutto ha dei commenti che hanno del senso, e ci troveremo fra qualche chainset ad avere una storia molto sporca. Questo strumento ci permette di aggiungere e di manipolare, come ovviamente Git fa di suo, la storia. E quindi adesso, non appena finirà, riuscirò a cambiare quella che è la storia, sfruttando ovviamente Git, in qualcosa di leggibile, anche perché non avrebbe molto senso dover spostare la storia così com'è con il codice, senza però dare una struttura che sia leggibile. Non avrebbe molto senso, non c'è valore nello spostare la storia senza la leggibilità. A questo punto bastava fare una cosiddetta tip migration, spostando soltanto la copia del codice. Quindi non appena finirà, eccolo, vediamo che siamo già dentro un repository Git. Questo
Questo è Poshkit che mi dice sei dentro master. Andando a leggere git log, non è molto utile, nel senso che ho sì i commenti e il numero eventualmente di un work item o quello che è, ma non mi interessa avere questo URL qui. Quindi quello che io vado a fare è prendere questo comando che ho scritto qui semplicemente per pietà di non ricordare la regular expression a memoria e usando filter branch la mia storia verrà riscritta. Non verranno cambiati i commit, non verrà cambiato l'ordine dei chainset, non verrà cambiato nulla, verrà cambiata semplicemente la componente della storia che ha all'interno l'URL dell'origine. Ci vuole qualche secondo perché ogni chainset, ogni commit, anzi in questo caso perché siamo dentro Git, verrà riscritto, quindi c'è bisogno un attimo di tempo per fare questa attività, ma fra pochi secondi potremo spostarlo. Dove lo sposteremo? In un altro repository Git, vuoto al momento, sfruttando letteralmente il comando che ci viene fornito da Azure DevOps, quindi assolutamente un'operazione alla portata di tutti e quasi out of the box. La storia è stata riscritta, il chainset viene identificato in questa maniera, l'ho fatto io perché ho applicato una regular expression che mi applica il numero di chain, la scritta chainset e il numero di chainset, è semplicemente per mantenere la storia leggibile e mantenere comunque un collegamento con TFC. È anche vero che in questo momento non posso più effettuare il pull di ulteriori chainset, quindi in questo momento il mio repository è completamente scollegato. A questo punto io posso farne il push verso il nuovo repository e a questo punto ha finito. Ho spostato esclusivamente la cartella source da questo progetto di partenza alla destinazione con la sua storia. Questa è la migrazione da TFC a Git. La via più facile è comunque l'import repository, ma si può utilizzare solo da TFS 2017 o superiore e soprattutto ci sono dei limiti di cui tenere conto. Il progetto Git TFS è open source, quindi si può tranquillamente prendere da GitHub e utilizzarlo. L'ho già utilizzato più volte, funziona perfettamente. Chiaramente, essendo un progetto open source, andando in là con il tempo, chiaramente potrebbero esserci dei bug fix da eseguire o delle funzionalità incompatibili, ma rimanendo un progetto open source è a disposizione di tutti per essere forked o comunque sistemato. L'altra area dove invece si spenderà tanto tempo è i work item. La maggior parte in realtà del tempo viene spesa in questa attività perché consiste di tutta la storia del nostro prodotto, non solamente il codice, ma requisiti, bug, storie, strategia e così via. È essenziale mantenere l'integrità dell'informazione, perché i work item debbono rimanere il più possibile fedeli all'originale. Non c'è valore nell'avere delle copie mal formate, ad esempio con soltanto i dati di default e tutto quello che era personalizzato perso, oppure con delle parti riscritte. Quindi la soluzione migliore, secondo me, chiaramente, è migrare tutto quello che c'è di attivo e mantenere il vecchio sistema come legacy in sola lettura. Quindi tutto quello che è chiuso, risolto, eliminato, dovrebbe rimanere nell'altra parte. Chiaramente si può sempre spostare in un secondo momento. Questo è anche pensato sulla base del fatto che molte volte la migrazione diventa difficile, se non impossibile, perché si chiede di spostare anni e anni di storia, che in un prodotto molto esteso può essere un problema. Posso fare un commento? Certo. Direi che in molti casi il chiuso, risolto, eliminato è vero per una storia precedente a. Cioè, tipicamente ti interessa portarti dietro, che so, 6 mesi di work item in modo da avere abbastanza sprint e metriche su cui lavorare. Sì, certo. È un altro approccio, ma nel momento in cui
si ha necessità di migrare, magari anche rapidamente, o semplicemente di essere operativi subito, è facile migrare tutto quello che c'è di attivo, iniziare a lavorare e tutto quello che è precedente alla data di cutoff, ma comunque utile, migrarla in modo non interattivo, nel senso che non ha necessità di essere utilizzata e consumata da un essere umano in tempi brevi. Sì, quindi tu suggerisci una migrazione in più stadi. Sì, esattamente, è il valore delle revisioni storiche. Ha senso portare tanti anni di storia in un nuovo sistema? No. La storia può essere consolidata, la migrazione diventa più facile e se proprio serve, tutto quello che è precedente alla data di migrazione può essere migrato in un secondo momento, nel momento in cui i primi sprint partono ed iniziano ad essere operativi, c'è comunque l'opportunità di farlo con meno pressione e potenzialmente meno problemi. Ho incontrato diverse volte in cui ho avuto problemi perché c'era bisogno di dati storici. Ok, quindi detto ciò, come facciamo? Come facciamo? C'è un eccellente strumento che si chiama Azure DevOps Migration Tool. È sviluppato da un MVP, Martin Isherwood, e il suo obiettivo è quello di migrare i work item da un sistema a un altro. Quindi lo installiamo di nuovo tramite Cioccolati, l'ho già installato sulla mia macchina e lo possiamo eseguire già direttamente qui. Quando noi lanciamo questo tool per la prima volta, creiamo un file di configurazione. Questo file di configurazione è notevolmente complesso. Si chiama. Questo file di configurazione è volutamente complesso perché permette di fare tantissime cose. Fantastico, non formatto il documento. Ok. Quindi abbiamo una collection di partenza ed una di destinazione. Il prodotto si appoggia su un work item personalizzato. Un premise non è un problema, perché possiamo aggiungere questo campo, Reflected Work Item ID o qualunque cosa vogliamo, da una parte o dall'altra. Quando lo dobbiamo fare in Azure DevOps, invece diventa leggermente più complesso. Come risolviamo questa cosa? Creando un processo ereditato. In questo caso l'ho chiamato Agile for Migrations. Con questo processo ereditato io posso aggiungere il mio campo. Il processo è esattamente identico a quello di default, all'out of the box. Ho semplicemente aggiunto questo campo di testo in singola linea. È importante perché permette di collegare le due entità di sorgente e destinazione. Nel momento in cui io migrerò il mio work item nell'ambiente di destinazione, saprò che è collegato a quello del vecchio sistema con l'URL. Dopodiché posso fare qualunque cosa io voglia con i miei dati, quindi posso eseguire il mapping di dati, di campi, scusate, da sorgente a destinazione, posso eseguire il mapping dei valori e quindi trasformare ad esempio da approved a new, committed ad active, in progress ad active e così via. Posso eseguire il mapping da campo a campo, quindi in questo caso backlog priority viene mappata su stack rank del progetto di destinazione. Posso eseguire una formattazione basata su espressione, posso fare il merge di determinati campi, posso applicare una regular expression, posso fare veramente qualunque cosa. Dopodiché posso decidere di migrare il work item così com'è, con lo stato finale e la storia consolidata in un unico elemento di storia, oppure eseguire il replay dell'intera storia, il che significa che se un work item ha ricevuto sette aggiornamenti, ci saranno sette aggiornamenti a quel work item. Posso cambiare work item una volta migrato e ovviamente poi posso migrare i collegamenti, posso migrare
determinati work item selezionandoli per ID, posso cancellarne alcuni, posso esportare e rimportare gli allegati, posso migrare le query, tutto quello che è artefatti di test possono essere migrati, le fotografie degli utenti possono essere esportate da Active Directory e rimportate a destinazione su Azure ID e soprattutto posso ricollegare i commit all'interno di un repository Git. Se io sto spostando work item da un progetto che utilizza già Git ed ha collegato i work item ad un progetto nuovo dove sto migrando e ho già lo stesso repository Git, posso ricollegare i miei commit con i work item che ho migrato. Ora, tutto questo non è necessario, specialmente per una prima migrazione. Quindi quello che andrò a fare è eliminare questo file di configurazione di default, che è volutamente complesso perché fa vedere tutto, e portarne dentro uno più semplice. Questo file qui è estremamente più semplice perché è stato fatto appositamente per questa migrazione, e quello che andrà a fare è migrare da tfimport a target. Migrare gli stessi work item che sono quelli di sviluppo, quindi epic, feature, task, bug e user story. Migrare le aree ed iterazioni. Migrare i work item che rientrano in quelle categorie lì e ricollegarli. Migrazione molto semplice ed essenziale in questo caso, ma semplicemente sufficiente per far vedere il funzionamento. Ora, se la memoria non mi inganna, io ho in realtà già creato le aree e le iterazioni. Quindi quello che farò è andrò a eliminarle. Nella mia configurazione di progetto elimino le mie aree in modo tale da partire da completamente da zero. Il progetto è chiaramente vuoto, non ci sono elementi nel backlog. Quello di partenza invece ha un discreto backlog, quello che può essere una demo chiaramente. Ossia un backlog basato su gerarchie. Ho una epic che contiene due feature che a loro volta contengono degli altri requisiti e uno di quelli ha anche un task tecnico. Una versione semplificata di una qualunque gerarchia che possiamo trovare ovunque. Nella mia board, chiaramente, vedrò la storia. Quindi da qui io posso lanciare il mio tool. Il tool si autentica e inizia a macinare dati. Migra aree iterazioni. Ah, diciamo, era un bel errore. Dov'è l'errore? Dovrebbero essere migrati. Per qualche ragione non mi ha migrato nessun work item, nonostante abbia scritto di averlo fatto. Anche perché ha tentato di migrare esclusivamente il bug e un task, il task. Detto così, non sembra esserci una ragione, a meno che l'unica cosa che mi può venire in mente è questa.
Reflected Work Item ID. Sono già stati tutti migrati, risultano come migrati. Quindi, in questo caso, work item che ho già utilizzato per la demo risultano già migrati, ovviamente non lo sono. Infatti, quindi quello che io vado a fare è resettare il campo Reflected Work Item ID nella sorgente. La query adesso dovrebbe ritornare vuoto. E invece no, non l'ho ancora salvato. No, in realtà l'ha salvato, ma infatti risulta vuoto. Provo a rilanciare il tool e stavolta, spero, trova 8 work item e inizia a migrare i work item. Ok, quindi questa volta sta funzionando in realtà. Colpa mia, colpa mia. Ora, ha migrato i work item, migra le relazioni fra work item, come previsto. E di qua adesso nel progetto di destinazione dovrei avere il mio bel backlog. Colpa mia, una svista. I miei work item sono collegati alla sorgente. Quindi ricapitoliamo, questo tool è potentissimo. Permette di migrare e manipolare work item facilmente, permette di fare modifiche di massa, migrazione ad alte fedeltà ed anche di artefatti di test, il che è molto importante perché hanno una struttura leggermente diversa. Permette anche il cambio di process template, quindi se dobbiamo effettuare una migrazione da Agile a Scrum, è possibile con questo tool. È un altro progetto open source e si trova a questo repository. In sostanza, è possibile migrare granularmente, ma è un progetto intenso e potenzialmente molto lungo e si è soggetti a limitazioni ambientali. È difficile ottenere alta fedeltà, non è impossibile, ma ovviamente è costoso in termini di tempo. Quindi, se possibile, usate l'import service e importate l'intera collezione. Grazie. Le slide saranno disponibili su SlideShare.